Ivan, stamattina è rimbalzata una notizia di un articolo, 26 arresti indagati a Siracusa per disastro ambientale da parte dell'IAS, che sarebbe il fegato delle grandi raffinerie che sono nella zona orientale della Sicilia, Siracusa, Priolo, Augusta, Melilli. Praticamente hanno sequestrato questi depuratori che avrebbero dovuto depurare tutto ciò che è di cancerogeno, le raffinerie come Isab Lukoil, Versalis, Sontrak, devono smaltire, però la differenza è che invece 13 tonnellate al giorno ne fanno 13 invece di 0,88, e ci sono nomi altisonanti, uno in particolare lo ricordo malvolentieri, che è il dottor Longhitano, Domenico Longhitano, che era il mio dirigente capo nel periodo in cui ho avuto la disgrazia di imbattermi contro Bella Luca e qualche collega e qualche dirigente, che invece di tutelare chi denuncia mi metteva il contratto davanti e mi diceva firma le dimissioni e vattene. Dunque, oggi sei stato audito per 2 ore e 20 minuti, più di un esame d'estate. Sì, diciamo che è un esame per capire bene ciò che ha subito e subisce la mia famiglia, sperando che ci sia una svolta per quanto riguarda sia la tutela che la dignità al lavoro di questa famiglia, che sta lottando con i denti e con le unghie per poter andare avanti e non abbassarsi al potere mafioso e istituzionale e della multinazionale di Isab Lukoil. Da 1 a 10 diamo il voto alla sensazione che hai tratto. 12. 12. 12 perché realmente ho sentito empatia e ho sentito voglia di scoprire questa vergognosa vicenda, che è rimasta fin troppo tempo insabbiata da qualche pennivendolo e qualche politico locale che ha preferito che io passassi come un pazzo, uno psicotico, un ludopatico, invece di dire che io sono una persona per bene e che ho fatto tutto per il bene della propria famiglia e della propria comunità. Allora possiamo per ora dire tora, tora, tora. Diciamolo pure, tora, tora, tora.